PS2, amici, il magico mondo della PS2 che vi porta il nuovo PPD di questo giro. Dobbiamo metterci qui? Sì, dobbiamo metterci qui. Buttiamo il retroarch. Madonna, è proprio qui davanti a voi, amici. L'avete visto? L'avete toccato? Oddio, sì, è lì. È lì. È proprio lui. È proprio lui, amici. Dal magico mondo della TV. Dal magico mondo di Acclaim. Non è un brutto gioco? Non lo so! Un euro e manco li vale. Abbiamo preso Bristol. Vuoi che la portiamo qui? No. Uccidetela. Sì, anche stavolta Tutona che non fa vedere le buba. So, capito! Questo è ancora l'intro, amici. Non ho ancora premuto niente. Ma è nudo Jacobs. Lui. Oppure dovrei dire agente, Jacobs. Anna, stavo solo... stavo... per favore, non essere patetico. Sappiamo che lavori per la CIA. E inoltre, così sarà più divertente farti parlare. Potete mettermi in categoria, fra l'altro, amici. Sidney, scusa se ti disturbo nel tuo giorno libero. Stavo facendo un po' di pratica al tiro. Ah, davvero? Sì, ammazza. La prossima volta che mi sfiderai sul ghiaccio sarò pronta. Che succede? Non lo so. Tuo padre ha indetto una riunione per il pomeriggio. Obbligo di presenza. Ma chi è questo che fra l'altro ha una voce un po' nasale? Ha l'obbligo di presenza. Hanno già fatto, grazie mille, nudo con il giubbotto antiproiettili. Perché se gli sparano alla panza è tutto a posto. Basta che non gli sparino da qualsiasi altra parte che siano i suoi bellissimi pettorali. Amici, ci sei anche tu nel gioco, eh? Magari fossi Jessica Albatross, come si chiamava questa? Jennifer Garner, amici, mamma mia che bella Jennifer Garner, che poi ho scoperto che hanno fatto tutto questo, ma che, ma veramente? Oddio, ma c'è anche il trailer, non lo sapevo, non lo sapevo! Che fanno? Che toccano? Vabbè. Madò! Dark Angels Intensifritz. Vabbè, ma facciamo pure le code spaccate. C'è del sospetto. C'è del deception. Non ruberesti mai un'auto! È vero! È vero, sembrava quella roba lì! È lo stesso font! È vero, è lo stesso font! Non rubate gli alias! Mi raccomando, la pirateria è reato. Ciao Popcorn, buon pomeriggio. Amici, sono qui per dirvi che non ho mai guardato un singolo episodio di Alias in vita mia. Stiamo per guardare il più grande e bellissimo episodio di Alias insieme. Ciao Giovincello, buon lavoro. Tra l'altro il tizio che fece quella musica ha citato in giudizio la gente che hanno fatto pubblicità antipirateria per chi hanno rubato i diritti. È vero, è vero, cioè rendiamoci conto, giocare ad Alias è reato. Ma io premo start e inizio una nuova partita, amici. Operazione casino, caricamento, così all'improvviso, all'intrasatta, senza nemmeno una presentazione. Ieri sera abbiamo perso ogni contatto con un informatore importante che si è infiltrato fra i seguaci di Rambaldi. È riuscito a penetrare in una cellula guidata da Anna Espinosa. Anna? La nostra fonte è la gente. Ammazza, che grafica. Ci ha informati che Anna è al lavoro su qualcosa che ha identificato solo come la macchina. Solo per lei, prima gli altri no. Scoperto, è riuscito a lasciare un messaggio nel luogo dove ora si trova Anna. Un casinò di Monte Carlo gestito da Sark all'interno di una delle sue residenze. Vuoi dire che Anna e Sark lavorano insieme? Questo è proprio ciò che devi scoprire. Tu e Dixon vi infiltrerete nel casinò. Ti abbiamo già preparato un travestimento da cameriera. Io fingerò di essere un giocatore al casinò. Dal momento che il tuo abbigliamento non prevede tasche, mi occuperò io di consegnarti l'equipaggiamento di Marshall.
Dopo che ci saremo incontrati, potremo restare in contatto audio-video tramite il tuo palmare. Nel casino avrai due obiettivi. Se ti avvicinerai troppo a Sark, lui ti riconoscerà, ma possiamo utilizzare il suo autista. Devi versare un siero radioattivo tracciabile nella sua bevanda, così lo seguiremo ovunque andrà. Un siero tracciabile? Dovrei recuperare l'ultimo messaggio di Jacobs, che ha memorizzato le informazioni. Ma troppe informazioni! In un luogo sicuro all'interno del casino. In questo modo forse ne sapremo di più. Lì parla, fra l'altro, lì parla così. Le intenzioni di Sark e Anna. Una volta trovato il disco, portalo alla CIA per le analisi. Lì sta parlando coi denti chiusi. Sark e Anna sono tra i tuoi nemici più pericolosi. Guardati le spalle, Sid. Ehi, hey, Sid, suo padre mi ha detto una cosa del tipo: fai in modo che mia figlia abbia il meglio. E io ho risposto: sì, signore, qualsiasi cosa per lei, signore. Comunque, ecco l'equipaggiamento per questa missione. Per prima cosa abbiamo il siero tracciante da far bere all'autista di Sark. Cerchi di non berne anche lei, per favore, oppure si prenderà una sbornia da barrio. E mi creda, sono davvero le peggiori. Martellano dritto sul lobo frontale. Ti no, no, no. La testa scoppiare. Un dolore. Poi c'è il dispositivo di intrusione. Infili questa bellezza fra i cavi della telecamera di sicurezza e potremo vedere quello che accadrà. Un bel giocattolino. Ciao Rick! Infine c'è questo replicatore di impronte digitali. L'idea mi è venuta giocando a togliermi la colla dalle dita. Lo ha fatto anche lei, vero? Quando si secca sembri uno zombie con tutta la pelle morta. No? Ma è Tarantino, sì. Beh... come stavo dicendo, i dati del satellite indicano che i sistemi di sicurezza del casinò sono notevoli. Ciao, e questo potrebbe tornarle utile. Raga, mi hanno imbottita di informazioni. Che dobbiamo andare a fare al casinò oltre a drogare a uno? Mi è entrato un po' di musica da pupa. Amici, la nostra prima trasformazione. Nemmeno sapevo che potessimo trasformare. Ma questa non è vestita da cameriera, signora! Che cazzo di cameriere c'hanno in sto casino? Ma che cameriere hanno in questo casino? Dovrei trovare il vestito da cameriera, ma la musica! Perché la musica è quella che è! Non me lo ricordavo così il metà del detector. Vai a sculettare da un'altra parte, bambola. Il casinò ha una politica ferrea sulle relazioni fra dipendenti. Ma l'ho toccato a... Ho scoperto che sotto casa mia è pieno di cameriere. Bellotta, posa le cameriere sotto casa. Ma scusi, mi sono solo avvicinata. Ma gli posso... Posso... Scusa... No, non parli più? Ok, non mi... Campo base, sono dentro. Cevo, trova Dixon, recupera l'equipaggiamento e procedi con la missione. Negativo. Somministra dall'autista il siero tracciante. Sì, ma gliel'hai detto in faccia alla guardia! Ma sei scema! Questa è scema, questa non sa fare la... Davanti alla guardia, così, scusi. Forse siamo stati scoperti. Non ci ha sentito. Perché la guardia non aveva bisogno dei miei sculettamenti. Ragazzi, una cosa che voglio fare. Gioco. Ma che è sto rumore? Oddio. Allora, voglio vedere. Visuale destra e sinistra, su e giù. Ora voglio inverso, inverso. Perché io gioco con la visuale invertita. Torna. Torna a sorridere. Oh, madonna mia, finalmente. No, però forse quella a destra e a sinistra è meglio che la metto normale. Madonna, quanto è lento! Quanto è lento! È tutto lento questo gioco! Pronto? Ok. Posso parlare con cerchio? No, vabbè, ma la devo mettere di nuovo invertita. Non mi trovo, non mi trovo. Non riesco a capire come mai. C'è qualche... E dai, sono scema! Torno indietro. Ok. Proviamo un attimo. La guardia era distratta, la direzione dello sguardo dice tutto, questo è vero. Credo proprio che sarà un bellissimo gioco. Posso parlare con lui? Stasera non si scherza con la sicurezza. Meglio non bere troppo. Vabbè, ma forse è lui quello che dobbiamo pedinare, perché mi dà una freccia, quindi credo di sì. Stasera non si scherza con la sicurezza. Meglio non bere troppo. Ah, ma è lui quello che parlava. Scusi, signore, vado a recuperare le cose. Dai, gracchia un po' il mic, ma credo sia il gioco, no? È questo, è il gioco, è ogni volta che metto in pausa il gioco. Ciao Nico, finalmente un bel gioco. Sarà la frase che un giorno forse dirò quando entrerò in questo canale. Ma anche oggi non succederà, no, mi dispiace.
Se io parlo con questo... Una serata tranquilla. Una serata tranquilla. Ma quante persone devo seguire? Scusatemi, ci sono un sacco di persone da seguire. Vabbè, io sono dentro e probabilmente devo seguire la freccia rossa. Te lo dico io, Frida, in questo posto c'è qualcosa di strano. Attenzione. Oh, tu e le tue teorie sulle cospirazioni, Fred. Ora mi dirai che la cameriera in realtà è una spia. Vestita così? Non mi pare l'abito adatto per non dare nell'occhio, eh? Ma allora lo sanno? Ma allora lo sanno, scusatemi. Lo sanno tutti che sono una zozza. Un mio amico ha installato il sistema di sicurezza di questo posto. Hanno risparmiato sulle telecamere, usano il modello economico. Non sono molto efficienti, hanno un punto cieco proprio sotto la telecamera. Che cosa stavo dicendo? Nulla, spero. Allora, questo probabilmente l'hanno fatto doppio. Raga, non aveva... Allora, raga, non è che potevano pagare 50.000 doppiatori. A un certo punto hanno chiamato i cugini, hanno chiamato i parenti. Ciao, Blu Scarpo! Se devi seguire la freccia rossa devi aspettare parecchio. E sì, quello è sempre in ritardo. Quello è veramente un casino. Ho avuto l'ordine di fermare ogni sospetto e ho visto che sono tutti armati. No! Ma veramente? Ma non ci posso credere mai! Strano. Quando hanno perquisito quell'uomo per controllare che non avesse armi, la creazione non ha funzionato. Pingu! L'ho palesemente doppiato io da casa e non era manco tanto pessimo, a dirla tutta. È vero, però anche cioè la roba da ubriacone molesto un po' di meno, Pingu, la prossima volta, scusami, quella... Era proprio falso, si sentiva che era falso. Ma bentornato nel fantastico mondo dei Vepsomani. Noi ci siamo visti anche alla Games Week, signore, che bello che è, mannaggia la miseria. Ma io secondo me mi sono auto bloccata un orecchio. Io non sento più da questo orecchio. Che cosa mi succede? Jennifer Garner, tocchiamo le signore. E ora torniamo alla roulette. Voglio vincere la mia fortuna, non guadagnarmela. Ah, va bene, scusa, vuole vincerla lei, mica se la vuole guadagnare. Basta guadagnare nella vita, qua si deve vincere e vincere. Da, pronto? Pronto, signori, non posso parlare con voi? Sì. Il mio è un Bloody Mary, portamene un altro. Ma mi ha cacciato via, mi ha preso veramente per una spogliarellista cameriera. Posso dire comunque che spacco? Ragazzi, io non ho capito, devo andare di qui, suppongo, perché la freccia rossa... Mi dà questo... Ah, sì, perché questo mi deve dare tutti i fatti. Signora, mi dai i fatti. Obiettivo completato. Hai localizzato Dixon. Equipaggiamento recuperato. Appena in tempo. Sono riuscito a sintonizzarmi sul canale della sicurezza del casinò. Questo dovrebbe facilitare le cose. Che fa? Ecco le attrezzature di Marshall, compreso il siero tracciante. L'autista di Sark è quello nell'angolo. Ma è sparito. Ormai è un'ora abbondante che si sta scolando un Bloody Mary. Bene, speriamo che non si accorga di bere del bario. Mi presenterò alla capocameriera e gli porterò un altro drink. Sono arrivati, sì! Signorina, aspetti un attimo che qui è un casino con questa musica. Oh, mannaggia la Ellie che ci sta lanciando i suoi seed. Signori, benvenutissimi. Signorina, la tocco tutta. Buon pomeriggio, buon martedì. Spero che la sua live sia stata bellissima. Come è andata? Come è andata la giornata? Come è andato il suo Games Week? Ci siamo visti anche con la Ellie alla Games Week. Io dovrei parlare di tutte le persone bellissime che ho visto. Ti giuro, è da stamattina. Stamattina ho fatto 3 ore di live. Non sono riuscita a dire mezza parola decente. Ma d'altronde, data la mia faccia, data la mia presenza, onestamente non potevo fare se non una figura di me. Ma signorina, grazie mille! Grazie mille per il raid, spero che sia stato fatto uno shout. Sì, sono stati fatti gli shout. Venite pure. È tornato il Bubedì, lo sentite dalla musica, lo percepite dal vestito della nostra Jennifer Garner. Stiamo giocando Alias. Come si pronuncia? Alias? Elise, non so, Elise di Rivombrose, si pronuncerà in qualche modo. Stiamo giocando a quella famosissima serie TV con starring Jennifer Garner, che fa una secret spia, che però si veste in maniera molto strana, perché in questo momento è vestita da cameriera. Giuro, vostro onore, giuro che è vestita da cameriera. Non è anti-aliasing, va bene, ho capito. Un sacco di abbracci, sì. Non vuoi scrivere Bubedì nel titolo? Sara, sei editor? Lo puoi fare tu al volissimo. Se lo puoi fare tu al volissimo, scrivi solo Bubedì. E poi il titolo che è rimasto. Bene.
Si scrive Alias, si legge Gidano. Così. Va bene. Ora voglio sapere se esiste il gioco di Elisa di Rivombrosa. E se non c'è, lo voglio. Se non c'è, lo creiamo noi. Allora, c'è questo che è ubriaco. È vero, è lui? È lui. Come gliela infilo? Cioè, io se volessi infilargli la roba nel cocktail... Ma prima di tutto gli devo trovare il cocktail. Ah, obiettivo completato. Capocameriera localizzata. Ordine in arrivo. Un altro Bloody Mary per il signore nell'angolo. Bene, bene. Fino a quando Sark garantisce per il conto, può continuare a berne quanti ne vuole. Bene, Sid. Aspetta che ti dia le spalle e versa il siero. Per prima cosa, selezionalo nel tuo inventario. Ok. Usa sinistra per accedere all'inventario dell'equipaggiamento. Aggiungi il siero al drink, quindi porta il vassoio all'autista. Non c'è problema. Vado, lo aggiungo. Vai forte, Sid. Grazie. Ho messo una cosa e basta, però va bene. Raccolgo l'oggetto. Andiamo a fare i camerieri, amici. Ma veramente è stato Rick, è stata la serie che ha fatto diventare famoso Bradley Cooper. Ma c'era Bradley Cooper qui dentro. Ciao, Vizla! Buon pomeriggio anche a lei. Beato lui, voglio essere ubriaco anche io. Ma a quest'ora, scusa. Se volessi infilare la roba nel cocktail. Serata tranquilla. Sì, no, è una serata tranquilla, signore, non si preoccupi. Io vado a portare la roba da bere al signore lì giù. Tanto io il siero gliel'ho già infilato. Glielo devo soltanto portare a tavola, no? Perché è così lenta? Vabbè, scusi, non so fare la cameriera. Mazza lui. Tenga, prego. Vabbè, ho capito, però con più decenza, Mamma mia. L'autista ha assunto il siero tracciante. E mo? Mo che devo fa'? Devo guardarlo? Gli parlo? Continua a portarci da bere, tesoro. Il mio capo ha un conto aperto, non ti preoccupare. Ah, gliene devo dare ancora? Allora io gliene do ancora? Gli porto un altro bicchiere da qui? Signorina! Riceviamo il segnale dell'autista. Ah, no, prima di essere scoperto, Jacobs ci ha comunicato che avrebbe nascosto il disco nella cella frigorifera dietro le cucine nel retro del casinò. Splendido, meno male che sono vestita per la cella frigorifera. Infatti, guarda, non sia mai. Recupera il disco dal congelatore. Ma perché il disco in un congelatore? Mannaggia la pupazza, mannaggia. Allora, come passo? Qui dentro? Posso passare perché sono cameriera, no? D'altronde sono cameriera, quindi posso entrare qui dentro. Apro la porta. Dai, però non era malissimo come gioco, posso dire che non era malissimo. Possiamo addirittura salvare. Ma solo una cameriera può dare il barrio. Retro va bene come categoria, sì. Che gioco è? Si chiama Alias o Alias, proveniente dalla serie TV omonima con Jennifer Lawrence. No, con Jennifer Garner. Mannaggia Jennifer, che quello è un attimo. Casino 1, la chiamiamo così. Guarda che non è male, no, ma dai. È figo, posso dire che è figo. Fino ad adesso mi sta piacendo, anche perché lei è vestita da sporca, quindi... Guardate là che bubedì. Cioè, ma più bubedì di quei, fra l'altro hanno fatto più bocce del necessario, posso dirlo. Guardate che modello di Jennifer Garner. Posso dire che Jennifer Garner l'hanno fatta benissimo. Ma anche le animazioni nel video, cioè nella presentazione, erano super precise. Gli altri li hanno fatti male, Per un euro è figo assai. Alla faccia del biscotto. Jennifer Lawrence avrà avuto 10 anni, sì, penso di sì. Sopra le guardie senza farti vedere, non fare scattare l'allarme. Ah. Chi? Ma bro! Ma salve! È tornato! It's been a long day without you, my friend, and he'll tell you all about it when he see you again. We've come a long way from where we began. He'll tell you all about it when he see you again. È tornata nel fantastico mondo dei Pepsomani, signore! 10 mesi insieme, lei è vegano! Vegano is the new vegano. Allora, amici, io non ho capito come devo fare stealth, però io provo a fare stealth. Madonna mia, ci sono guardie da tutte le parti, maronna mia. Come le metto KO? Ma questa ha i tacchi! Raga, ma questa c'ha i tacchi, raccolgo l'arma, ma è un mestolo, è un mestolo. Raga, io provo. Secondo voi mi vede? Menalo col cupino. Ma come ti picchio?
Vieni qui che ti prendo a mestolà. Stai ferma, signorina. Che fa quello dietro di me? Stai fermo. Ma poi sono tutti uguali. Ho capito, si è rotto il mestolo. Aia. Stai calmo. Wingardium Leviosa. Vabbè, stai calma, signori. Jennifer Garner. No, Jennifer Garner, devi prendere bene la mira. Raccolgo l'arma. Ho una mannaia. Fermi. Non sottovalutare le padelle. È vero, su PlayerUnknown sono bellissime. Ciao, Fucaliffo. Quindi cosa abbiamo oggi che non riesco a focalizzare? È Alias, proveniente dalla omonima serie TV con Jennifer Garden. Mica cose. Raga, è bellissimo. È bellissimo. No dai, possiamo colpire col mattarello. Ma non voglio la mannaia mai nella vita. Cioè adesso voglio continuare a menare così. Però la volevo fare stealth. Possiamo raccogliere altre. Abbiamo la padella. Raga, c'è l'imbarazzo della scelta. Cosa usiamo? Jennifer Garden. Mattarello in titanio. Ciao Squall. Siamo dei camerieri. Giuro, questo è l'outfit da cameriera. Ragazzi, padella o messo, o coso? O mattarella? La padella è l'arma definitiva. Allora andiamo di padella. Ora qui si esce e non abbiamo bisogno di uscire, perché noi dobbiamo andare nella cella frigorifera. Ah no, posso andarci e basta. Ok, dov'è il disco? Riesci a vedere il disco? No. Negativo. Utilizza l'apposito strumento. Quale strumento? Oddio, ma questo ha freddo. Raga, questo ha freddo. Un attimo. L'ho trovato. L'ha trovato? Prendilo. No, mi serve qualcosa per aprirlo. La mannaia. Dai, prendi la mannaia. Corri però. Ma che fa? Ragazzi, ma questa fa le mosse che manco Xina. Ma guarda lì. Ma è bellissimo il Discord, che movenze. Ma perché è ancora freddo? Raga, ma se tu ti copri, si metti così, è normale che c'hai fredda, zia. Cioè non ti sei messo manco un maglioncino. Prendo la mannaia. Ci vuole il rompighiaccio, perché era un blocco di ghiaccio. Ma io non c'ho altro, c'ho solo una mannaia. Dai, penso che vada bene. Purtroppo oggi la mia presenza sarà tanto rapida quanto evanescendo. Non ti preoccupare, Nonti. Però ti stai perdendo un grande gioco. Devo dire la verità, devo essere onesta. Prendi la mannaia, prendo la mannaia. Ciao, Best. C'è l'indicatore del freddo? No, quello l'avevo visto. E va bene, però lei non si copre, è pure un po' pirla. Cioè, mica è colpa mia, non è che l'ho vestita io così. Vado con la mannaia? Boh, provo. Entriamo, andiamo a vedere. Ma non è che noi abbiamo dei siero tracciante, duplicatore di impronte di Grimaldello, magari il Grimaldello. Modifica abbigliamento. Scusate. Ma io posso modificarle l'abbigliamento, duplicatore di impronte digitali, il Grimaldello e modifica abbigliamento. Eh no, vabbè, dai. Dai, ok, aspetta. Che so che tutti quanti sporchi, che non siete altro, non vedevate l'ora di vedere questo e basta. Raccolgo l'arma. C'è qualche arma da raccogliere? Ah, trovato! Ce l'ho, è un martello. Spacco tutto. Dai, spacca, Jennifer Garner. Preso! Prendi soggetto. Recuperato. Obiettivo completo, disco recuperato. La nostra rete locale ha intercettato una chiamata dal cellulare di Sark. Ha parlato di un incontro nella sala Gersh. Pare si tratti di una lussuosa suite da qualche parte nella residenza. Marshall sta scaricando sul tuo palmare la planimetria della residenza perché tu possa dare un'occhiata di nascosto. Ok, comunque posso dire una cosa. Ma lei, scusami, non aveva detto che non aveva tasche? Come ha fatto a infilarsi la roba prima, il siero? Ma non ho visto... Mappa scaricata. E ho scaricato la mappa, però non ho visto altro. Dai, Jennifer Garner, corri. Ma non corre la signorina. Dio, fa delle mosse. Vabbè, ho capito. Ma questa è bravissima. Addirittura il grab. Guarda, addirittura il grab. Madonna mia. Sì. Ma che stiamo a fa' qua? Mi ho messo delle boobies. Apriamo la porta. Dobbiamo arrivare qui. Ma come scende le scale?
Ma come scendere scale? Ma Jennifer Garner, ma come scendi le scale? Ciao streaming! Buon pomeriggio! Come stai? Intanto salvo, Casino 2, Casino Royale. Allora, noi donne abbiamo più nascondigli degli uomini, è vero. È vero, però insomma, lei aveva detto che non aveva tasche, cioè. Ma come sa? Ma sale e scende come una deficiente proprio. Le scende come le scendo io, che problemi hai? Ho capito, ma tu non cammini coi tacchi. Cioè, scusa. Apriamo questa porta. Ah! Ma sei scemo? Ti spacco la faccia col martello, sai? Aia! No, le mutande! Chiudi le gambe, Jennifer Garner! Dio santo, dai, signorina! Basta, è morto! Ma allora, scusatemi! Mi sembrava un braccio per i selfie, vabbè! Ok, vede quella telecamera, si tenga alla larga. Ok. L'ascensore per la suite si trova in fondo a questo corridoio a sinistra. Non attirare l'attenzione della guardia. Non attirare l'attenzione della guardia, non me lo vieni a dire. Ah no, è quella guardia. Ok. Allora, la telecamera sta girando. Se io volessi saltare. Hey. No, Jennifer Garner. Jennifer Garner, nasconditi. La telecamera si sta girando, raga, non ce la farò mai. Sì, infatti, quello gli ha fatto vedere la ciccia baffa, così si è distratto e è andato via. Si è stordito e l'abbiamo preso a martellate. Shhh. Raga, nessuno si muova. Dai, Jennifer Garner, muoviti. Veloce, veloce, veloce. Bravissima! Brava Jennifer Garner. Uso l'interruttore, chiamo l'ascensore. Devo entrare... È qui che devo andare? Non sono stata io. Che cosa succede? Cosa c'è che non va? L'ascensore si muove. Forse l'ha chiamato qualcuno dall'altro piano. Oh no! Non hai il permesso di trovarti lassù. Allora dovrò inventarmi qualcosa. E che mi invento? Apri le gambe! No, nel senso... Oddio. Cosa è stato? Vabbè, sono stile. Dai, levatevi davanti che sono stile! Sono stile! Toglietevi che sono stilissima! No! Guarda quanto sono stile, guarda! Aia, che dolore! Aspettate, non vedo. Ho perso Jennifer Garner. Madonna, il sistema di combattimento peggiore di Dark Angel. Dai, girati di lì! Sono di lì! Niente, Jennifer Garner ha deciso di prendersela con i muri. Spaccati! Brava, fai delle mos. Ottimo lavoro. Grazie, scusate. In giro, ciao, Nico! Se riesci a scoprire qualcosa sull'incontro di Sark. Ciao Nico, come stai? Tutto bene? Stiamo giocando Alias o Alias dalla famosissima serie TV Alias o Alias con Jennifer Garner. Oh, ma qua stiamo avendo delle cose bellissime in questo momento. Io non capisco, sarà stato fatto dallo stesso creatore di Dark Angel. No, ma almeno Dark Angel è più o meno, dai. Il peggior nemico di una spia. L'aria. Allora, andiamo. Salviamo nello slot 1 perché non ci serve più, dai. Confermo, va bene. Sì, sono... È Milord, va, unness. Non rimuovere, va bene, ok, posso uscire? Ok, Jennifer Garner. Apri la porta. Jennifer Garner. Ok, apri la porta. Sì, sì, si è ricordata come si aprono le porte. Oh, scusi! Ops, lol. Dai, ho capito. Vabbè, ho capito, ma stai fermo! Ma... Ti spacco la faccia, ti spacco. Non ti permettere mai più, sa. Guarda lì, guarda, ti faccio le spacche. Sì, Jennifer Garner. Fallo rialzare a mamma. Se non si rialza non possiamo picchiarlo, capito? E vabbè, ancora con ste mutande all'aria. Stai ferma. Ma para lei. Avrà capacità paratorie? Ma soprattutto lui dov'è? È morto? È morto? Madonna mia. Ciao Oledan. Madonna, che caos. Ciao leggenda. Buon pomeriggio. C'è un po' di gioco, sì, in questa violenza. Posso prendere l'arma? Madonna, abbiamo la bottiglia di vodka come arma. È finita per tutti proprio.
L'ha spaccata per far vedere le mutande in cam. E vabbè, mica solo quella. Nel senso. Allora, dove devo andare? No, suppongo non di qui. Possiamo aprire la porta? Apro la porta? Non apro la porta? Scus, cos, no? Como? Non ho capito. Para o pala? ML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 
Non ho capito niente. Perché? Ma poi i tacchi a spillo si rompono a guardarli male. Come fa? Ma io non so come faccio effettivamente. Allora devo... Oh cazzo. Infilo il disco? Modem remoto. Sto scaricando delle robe. Oddio, hacking! Hacking time! Immettere il codice. A, B, C, D. Ah, no. Aspetta, non ho capito. Aiuto. Guarda il lato positivo. Mi hai visto in faccia quando ero a Milano. È vero. Ti voglio bene, Nico. È stato bellissimo vederti. Fra l'altro, io stavo cercando oggi, lo torno a rivedere per l'ennesima volta, non sono ancora riuscita a fare un resoconto della Games Week facendo nomi e cognomi di tutti. Mannaggia la pupazza. Dispositivo di intrusione. Allora, aspetta. Duplicatore, modem remoto. No, ma c'abbiamo solo questo. Scusami, come faccio? Cos'è la cosa che devo fare? Qui c'è una roba verde. Perché esce una roba verde? No, esce una roba verde. Un triangolino verde che non riesco a capire che cazzo sia e in riferimento a cosa. Cioè, non ho capito. Ciao, sono Riccardo Papocchi. Ma sai dove lo infilo il papocchio? Lascia. Ah, no, prendi questa, prendi l'arma, sei scema. Dobbiamo trovare il codice? Forse devi andare dove ti indica la freccia verde. Proviamo ad andare lì. Cioè, quindi devo andare giù. Al piano di sotto. Devo andare a recuperare la password. È che non ho sentito il signore. Che mi chiama, che è il nostro pastore. Ci chiama. Proviamo. Uso l'interruttore. Provo a scendere giù. Premi... scusa. E cos'è questo? Accesso negato. Posso andare da qualche altra parte, allora? Posso andare... Ah, questo apre e chiude le porte. Perfetto. E poi posso andare al piano zero. Devo hackerare il modem remoto. Quindi probabilmente devo scendere giù, hackerare il vedo delle cose! Attenzione! Forse ci siamo. È vero, vedo delle palle verdi. Vabbè, ho capito. Però Jennifer Garden... Shh! Andiamo ad hackerare il computer. Oddio, si è fatta arancione. Ah, ma devo disattivare le cose? E ho capito, come faccio? No, Jennifer Garner. Non devi saltare per la Peppa e la Peppina. Lasciamo la bottiglia, prima di tutto. E quello è un attimo. Non ho delle armi. Il simbolo è quello anche sui vari interruttori. Come faccio? Come faccio, ragazzi? Lancio il grimaldello? Ma è mai possibile che io come arma abbia solo un grimaldello? Dai, non è normale. Poi arancione. No, la bottiglia no. Me la prendo? La riprendo. Che non si sa mai. Ora, io provo a passarci sotto, perché magari devo ammazzare prima la guardia. Però la guardia mi vede così. Raga, questo mi vede. Però dorme. Dorme. Barese. Cosa sta succedendo? Che devo fare con questo, amici? Scusatemi. Scusi lei. Ha un momento per parlare di Gesù. Mi devo infilare il modem addosso? No. Gli infilo il siero tracciante. Il dispositivo di intrusione. Il duplicatore di impronte digitali. Non fa niente, amici, non lo so. Le impronte. No! Ma lui è morto! Scusatemi, aiuto! Individuato bersaglio ostile. Cosa vuol dire? Ma allora sei scema! Si svegli! Venga qui!
Piper, girati! Per l'amor del cielo, girati qua! È morto? Ok, lui è morto, e quindi? Ma sta dormendo, non ho capito, amici, questo tutorial mi sembra molto stupido! Al corso delle guardie era il migliore. Secondo me devi provare al PC finché non trovi la combinazione. Ok. però perché mi segnala la telecamera? Cioè, il punto è quello, perché mi segnala quella? Io sto cercando di imparare i fatti a po'. Pronto? Ah, ma ok. Oddio, ma posso cambiare anche i colori? Scusami? Ma cosa sta succedendo? Ma perché la droga? No, ma questa è droga. Ma perché posso cambiare i colori così? Ah, è il tasto per capire le cose toccabili. Old but gold. È la gatto visione. Sì, è la gatto visione. Ah, quindi così io posso capire le cose toccabili, effettivamente. Però a noi non ci interessa. Secondo me proviamo le combinazioni a caso, raga. Raga, proviamo le combinazioni a caso. Basta. Non c'è altra scelta. Ora andiamo al piano 1 e vediamo. Sì, esatto, vedo anche il campo visivo delle telecamere. E la gold? Perché divento tutta dorata? Cioè, perché divento così? A cosa serve? Sembro Metal Mario. Ma perché la droga? Ma perché no? Questo è anche vero. Vabbè, diventiamo dorati. Vediamo che succede diventando dorati. Se usi qualcosa nell'inventario del decriptaggio... cosa? Aspetta, qui c'è un fatto. E io posso usare il modem remoto. Si connette. E poi vedi, c'è A, B, C, D. Quindi faccio... No, secondo me la devo chiudere. Ah, una è corretta. Aspetta, A, C, aspetta. Com'era la prima che ho fatto? Era B. Sono hacker. Sono hacker. Fresco di stampa. Jacobs. No, è un dossier sulla macchina. Un documento preparato per Sark da Anna. Ok. Non c'è nulla riguardo Jacobs, ma sembra che i seguaci di Rambaldi lavorino a un prototipo in una fabbrica di armi. Dov'è la fabbrica? Okay. Secondo questi dati... Oh mio Dio, è sotto il casinò. Oh no! Aspetti, ho isolato la planimetria della fabbrica. Bravo cazzo! La serendipità assomiglia alla fortuna. Essenziale che tu localizzi questa fabbrica. Forse per una volta riusciremo a trovarci in vantaggio rispetto a Sark e Sloan. Dipende da quanto tempo avrò. Dixon, ci sono tracce di Sark? Non ancora. Campo base, mi dirigo verso la fabbrica. Investiga sulla fabbrica di armi, nel sotterraneo del casinò. Amici, attenzione, adesso è il momento di entrare nei sotterranei, perché a quanto pare in questo casinò c'è puzza, puzza di armi illegali, e noi non vogliamo le armi illegali nel nostro paese. Vero, America? Credo che sia in America, o era in Inghilterra, dov'era? Ora al posto di Logan è un intero staff, che culo, non vedevo l'ora proprio. Mamma mia! Dai, vieni qua, vieni. Aprimi ste porte. Andiamo nei luoghi segreti. Allora, suppongo che adesso posso entrare. Cioè, qui posso andare adesso. Ma mi dice accesso negato. Dove devo... Come scendo giù, scusate? Vado al piano di sotto? E penso all'altra porta, no? Finalmente Bubas più visibili. Toh, ve la metto qui, in sovrimpressione. Ciao, Sagamurai! Armi illegali, tipo il Power Glove. Esattamente! Vado! Vado e cerco di non farmi prendere dalla telecamera. Attiviamo la mondovisione. No, scusate, mi ho sbagliato visione.
Ok. Attiviamo la visione. No, 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 Jennifer Garner. No, 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 tesoro, no. No, no, esci da qui. Esci da qui. Perché sei attaccata? Staccati. Ma è scema? Ma è scema che si attacca alle cose? Jennifer Garner, sposta. Staccati. Ma non aprire le gambe. Ma Dio, sei scema. No, io non la porto più da nessuna parte. Quanti anni fa Bellotta? 35. Posso passare adesso senza che Jennifer Garner si butti a fare la microspia? Carierin! Ma salve, benvenuti, si accomodi. Ma questo coso è rotto. Quindi devo scendere giù. Ancora più giù del giù. E se io andassi tipo correndo... Jennifer Garner, puoi smettere di fare le cose. Devo scendere ancora più giù del giù. Leviamoci la mondovisione per il momento. E come scendo ancora più giù del giù? Da qui. Sì, c'è una porta. Che è la stessa da cui siamo arrivati. O no? No? Non so. Come me l'anno scorso. Attenzione. Siamo arrivati. No, non è vero. Ah no, però posso ritornare io. Posso essere io di nuovo, sono cameriera. Sono cameriera! Salve, sono cameriera. Posso ritornare a fare la cosa. La cameriera. Adesso sono cameriera, sì. Perché così è svestita? C'è della lore. Allora, il lore è che lei è vestita da cameriera in un casinò. Sta cercando di capire perché il tizio che abbiamo drogato, che sarebbe questo qui, quello lì vestito da Jeff Bezos lì in fondo, ha un commercio di armi illegali al di sotto di questo casinò. Dobbiamo arrivarci sotto al casinò, però. Il problema è che non sappiamo dove andare. Raga, come scendo al piano di sotto? Guarda come è preciso scusate, sennò quello memena. Ciao Carierin, benvenuto. Stiamo giocando ad Alias, famosissimo gioco proveniente dalla famosissima serie TV con Jennifer Garner. E noi siamo Jennifer Garner che fa robe in una maniera molto strana e sbagliata a quanto pare. Però le fa, dai, le fa con un certo stile. Raga, non si va di qua. Dammelo Bezos. Ma come sale le scale? Signorina. Quello è vestito da cameriera. Sì, raga, ma perché non avete mai visto una cameriera vestita così? Madonna mia, che bar frequentate? Non è qui che devo andare. Ci sarà un'altra porta, no? No, perché quella è la cella frigorifera. L'unica è prendere l'ascensore. Jennifer Garlic. Allora... Bar del mondo reale. Eh sì, dai. Mi mancano le guardie che si buttano da sole. Quello è vero. Quelle mancano un po' a tutti. Però lì c'è una porta. Aspetta, lì c'è una porta. Potremmo aver trovato un twist. C'è una porta con un tastierino numerico. Non si fa. Non funziona. Amici, non funziona un tubo qui dentro. Che poi la telecamera più sbagliata di sempre, perché veramente non riprende nulla. Cioè. Ok, clicchiamo di nuovo. Magari dobbiamo salire al piano di sopra. E questo. Ah no, no, da qui è sempre accesso negato, è vero. Che io poi non ho capito che cosa sia quel pulsante in realtà. Credo che sia un sotterraneo. Ripeto che comunque mi mancano le guardie. Ah, questo l'avevo già letto. Mannaggia. Però mancano un po' a tutti le guardie. E vediamo un pochino da sopra se si può fare qualcosa. C'era una porta, mi sembra. Anche sopra. Però mi segnala giù. Cioè, la freccia rossa me la segnala giù. Vediamo se da qui magari si può passare. Porta. No. Ma... perché non facciamo una cosa molto più intelligente? Noi abbiamo una mappa, suppongo. Da qualche parte mi avevano detto che c'era una mappa. Quindi togliamoci questo. Dov'è la mappa di questo coso? Cioè, come faccio a vedere la mappa di questo coso? Lei così si mette in posizione fecale. No, no, basta. Smettila di metterti così.
Ci sarà un tasto. Ferma! Fa tutto lei. Ci sarà un tasto con cui vedo mappa. Oh, ok, fermi. Questo è il terzo piano. Il secondo piano suppongo che sia quello da dove siamo arrivati noi. Primo piano, seminterrato, che è dove dobbiamo andare noi. Ma non ho capito niente però di questa mappa. Ma è la mappa più rotta del mondo. Cioè, è brava ad accucciarsi così di botto coi tacchi. No, su questo è bravissima, è vero. Vabbè, queste sono le opzioni. C'è l'addestramento. Giravolta contro il muro. No, va bene, dai. Siero tracciante, va bene, i messaggi. Campo base, mi dirigo verso la fabbrica. Stop. Vabbè, devo investigare sulla fabbrica. Vabbè, cominciamo a scendere, facciamo così. Riproviamo a scendere. Magari scendendo possiamo capire meglio la mappa. La mappa è sul telefonino. E beh, chi non ha una mappa sul telefonino? Scusatemi. Che poi vorrei capire perché mettere un tasto apposta per riaprire le porte. Cioè, ho capito che ci sono anche sugli ascensori veri ed è realistico, però insomma. Aria, nemico di ogni spia, ci scontriamo di nuovo, eh? Bene, sì. Allora, intanto, arrivati qui, potrei guardare di nuovo la mappa. Guardiamo la mappa. Siamo... Ma perché mi dà il terzo piano? Raga, mi dà ancora il terzo piano. Scusa. Ma mi dà ancora il terzo piano? Perché mi dà il terzo piano? Ok, siamo al secondo piano. Se io volessi scendere... Qui c'è un ascensore, però è fuori uso. Lì c'è una porta che non porta a nulla. Queste suppongo siano le cucine e questa è l'uscita. Si va poi al primo piano, che sarebbe la sala di tutte le sale. Io come scendo giù? Non c'è un modo. C'è l'ascensore, perché io suppongo che questo sia l'ascensore. Non è che devo inserire una scheda, qualcosa? Si pronuncia alias. Alias. Boh. Un piano che sbaglia piano e una porta che non porta. Ma tutto, non tutta qui. Proviamo a vedere un'altra volta di qua. Magari è la volta buona. Ora, qui dentro non si entrava, perché è la cella frigorifera. Questo è il posto di prima. È ok, e c'è il punto di salvataggio. Inizia a mancarmi Logan con i suoi spigoni. Ma anche a me, Logan! Ma se io provassi a fare... Nessuno si sospettisce? Ma nessuno si sospettisce? Scusate che mi vedono a girare così. È tutto a posto, signorina? Cameriere, le porto qualcosa, scusi. No, lei è il mio collega. Va bene, io continuo a camminare così. Finché non capiamo dove andare. Scusi, non faccio caso a me. Faccio caso a me che sto facendo... Fa parte del normale lavoro delle cameriere. Sì, lei che spacca i vetri. Va bene, ciao, bella domanda. Buon pomeriggio. Senta, signorina, posso chiederle dove ha preso quel cappellino? È molto chic. Non me lo dovrei dire. Aspetta, però la cameriera mi dà... Me la dà segnalabile. Aspetta, scusa. Io posso anche prendere di mira... Ah no, c'è una telecamera lì. Però perché mi dà la cameriera segnalabile? Cioè, mi dà la cameriera come seguibile. E non ho capito come mai. Se divento dorata... Se divento dorata basta. Mi dà sempre la signorina seguibile. Però d'altronde mi dà anche questo seguibile. Quindi figurati. Cioè non è che cambi qualcosa. Ragazzi, non ho capito. Ciao Lord Mortimer, grazie. Non puoi stare qui. Cerca di non farti licenziare il primo giorno di lavoro. Che fa? Ma come non posso stare qui? Ma ci sono entrata fino ad adesso. Ma è scema. Ah, perché non mi deve vedere. Vabbè, se non mi ha visto fino ad adesso. Ciao sfasana. Diventi dorata. Mannaggia la pupazza, mannaggia.
La cameriera sei fatti. Sì, ma tutto quello che non so io è dove andare. Raga, dobbiamo cercare un piano di sotto. Per favore, cerchiamo un piano di sotto. Non possiamo stare qui a cincischiare. Che ci sia qui dentro, no. A me l'unica cosa che viene da puzzare, cioè che mi puzza un po', è l'ascensore. Non devo farmi vedere so... Intruso! Però, scusate! Vabbè dai, fanculo. Tiè, piedi sti paccheri. Aia! No, sei fermo! Jennifer Gardner, ma fino a mo' hai fatto tutta la spaccona che non sei a... Dai, picchia un po'! Fai vedere come sei brava a fa... vedi? Bravissima! Mamma mia! È così che si picchiano le guardie. Basta? Vabbè, è finita. Così. Ciao, Etherius! Buon pomeriggio! È andata. È andata. È saltata la luce, siamo al buio. What? Intanto la telecamera sta continuando a fare il suo... lavoro da telecamera. Quella porta quindi si apre solo per far uscire le guardie. E basta. Ritorniamo nell'ascensore. L'allarme del pollo. Come è andata al Games Week? Benissimo, sono super contenta che ho visto, conosciuto un sacco di persone. Ne ho parlato questa mattina nella live che abbiamo fatto dalle 9 fino alle 12.30. Adesso stiamo portando un po' di bubedì perché dovevo troppo portarvi all'IAS. Ma non so dove andare. Non lo so. Perché mi dici accesso negato? Ma non è che dobbiamo ritornare sopra e toccare il computer? Perché è l'unica cosa che mi viene da pensare. Ci diamo la manina noi, Giuliana. Vieni, non ti preoccupare, perché anch'io ho paurissima. Ho super paura dei lampi e dei tuoni. Ho fangirlato a bestia la foto con Babba e Sara. Allora! Apro tutto. E controllo di nuovo tutto. Vediamo un po'. No, non mi fa fare niente. Non mi fa fare un ca. Però c'ho di nuovo il modem remoto. E non c'è nulla. Non so come fare. Tocchi tutto, dottoressa Yugali. Ma Jimmy, sei Doc per caso? Che io non ho capito chi sei. Provare a usare quel computerino che hai in tasca sull'ascensore. Il modem tracciabile, dici? Ma non me lo fa usare, cioè nel senso non mi dice la roba di utilizzarlo. E Doc? Doc! Ma allora? Provo a utilizzare fatti, ragazzi. Il dispositivo di intrusione. Dai, mi intrufolo. Il grimaldello. Il duplicatore di impronte digitali. No, non so. Non so come scendere. Cioè, non lo so. Boh. Ciao Piro Piro! Il coso di interruzione, che sarebbe? La porta nella sala grande, niente? Aspetta, apriamo questa porta un attimo. Fatemi uscire da qui. Forse dobbiamo duplicare l'impronta digitale di qualcuno per scendere a quel piano? Ok, potrebbe essere un'idea, effettivamente. Sì, potrebbe essere un'idea. Bravi. Però come gliela duplico? Gli devo far bere altra roba? Chi lo sa? Dov'è l'autista? Devo andare dall'autista? Che sarebbe il tizio pelato che sta bevendo il cocktail. Quindi gli devo rubare le cose. Ciao Cioperino e all'Alias, Alias, Alias, fatto da Jennifer Garner. Nel senso che proprio l'ha fatto lei il gioco. Infatti si vede perché onestamente fa abbastanza cagare. Allora io provo a scappare. Ritorno nella sala e vediamo se riusciamo a copiare le impronte digitali. Magari è la volta buona. Che scendiamo di nuovo a queste scale così come i pirla che siamo, mannaggia. È Bubalias per l'occasione, esatto. Chi è Jennifer Garner? Ma come, non sai Jennifer Garner chi è? Intanto io scappo che qua la cameriera è un attimo che mi becca. Non puoi stare qui, cerca di non farti licenziare il primo giorno di lavoro. Fatevi trascinare dalla musica intanto. Ok, devo rubare le impronte forse a questo che gironzola.
Aspetta, scusa. No, c'è il duplicatore di impronte digitali, però non so come. Venga qui, si fermi! Si fermi! No, non duplica! Ciao, pezzo di nerd! Non duplica! Gli parlo? Il mio è un Bloody Mary, portamene un altro! E se gli... Dal bicchiere al finto Bezos, è che non me lo fa prendere. E non mi dà nemmeno altri Bloody Mary. Signorina, cameriera! Cameriera! Se, ascolta un attimo, me ne dà un altro? Posso... Signorina, dove va? Ma che fa? Ma che fa? Avanti e dietro? Aspetta! Ciao Sheldon! Buon pomeriggio! Non mi esce il drink! Non è che lo devo rubare da qualche altra parte? Tipo che prendo una bottiglia di champagne per brindare all'incontro? Ma queste poi sono guardie, non è il cattivone generale totale. Non saprei. Boh, posso prendere... Scusi, signore. Ma non è che mi può dare un'indicazione, un fatto? No, ragazzi, ma ci sarà un obiettivo decente? Perché dice soltanto investiga sulla fabbrica di armi del sotterraneo del casinò. E basta. Cioè, questo è tutto. Il mio Bloody Mary porta... Non può stare qui? Campo base, mi dire... Che paura! Ennasil! Bentornato! Buon pomeriggio, chiocciola Yukali, e sono 5 come la mano. E sono 5 mesi che stiamo insieme, Endosil, bentornato nel fantastico mondo dei Pepsova. Mi aiuti, Endosil, non so come uscire, devo andare al piano di sotto, ma non mi fanno entrare perché nessuno mi fa entrare nelle parti. Mi faccio entrare almeno lei nel suo cuore, Endosil. Guarda, Classic Italian. Classic Italian, forse puoi parlare con la cameriera quando non è dietro al bancone. Aspetta, no, io la cosa che volevo vedere... Aspetta, perché stavo leggendo. Vedi? Ci stanno... Dov'è la fabbrica? Secondo questi dati... Oh mio Dio, è sotto il casinò! Aspetti, ho isolato la planimetria della fabbrica di armi dal disco del computer quando l'ho forzato. Una cosa tipo serendipità. Capisce? La serendipità assomiglia alla fortuna. Non ho capito. Perché parlano strano? Ok, vado fuori dall'ascensore, mi devo nascondere dietro la roba. Devo aspettare che la guardia vada via e poi devo sneakare sotto la telecamera. The green box. Ah, ma quindi c'è una green box da qualche parte. Non è qui. Ma porca Eva. Ma allora? E c'è la cameriera però qui. Aspetta, devo aspettare che finisca la cameriera di fare il suo lavoro. Ok, quindi praticamente... Signorina, scusi, se ne vada via. Mi nascondo, va. Cammino quatta quatta. Che vuole questo, la serendipità? Ma perché? Ciao, Squall! Grazie mille per essere stato con noi! Buon lavoro! Posso prendere quel tappabuchi? Così, a caso? Guarda che sono risultato bannato nel canale di Sara. Ma veramente, Endosil? Ma perché? Ma nel senso che ti sei fatto bannare oppure sei falso bannato? Tipo i falsi invalidi, però tu sei falso bannato. Ma il bubedì può essere qualsiasi giorno. In realtà il bubedì di solito è il lunedì. Ma ieri non ho streamato e quindi... Quindi è quella cascetta verde che devo prendere. Io ci provo. Risulto bannato solo da lei. Oddio. Ma è inquietante questa cosa, perché? Perché deve essere Satoru ad essere timeoutato? Satoru? È stato richiesto un timeout? Sposta. Ma veramente? Ma era questo? Ma tu sei una stronza? Ma dove cosa fai? Stai calma! Madonna mia, era qui! Ragazzi, ce l'avevamo sotto gli occhi! Jennifer Gardner. No, scendi da qui. Scendi da qui. Un saggio disse: il bubedì può essere qualunque giorno se tu lo vuoi. Tu lo sarai una di noi. Winx, la tua mano nella mia. Perché non lo spinge? È
qui che devo andare, vero? Sara, tu che sai tutto, sali qui sopra, Jennifer Gardner. No! Tu che sai tutto, Sara? La signorina non salta più, Sara? Ok. Jennifer, puoi passare di qui? Secondo me può passare di lì. Lo sapevo! No, aspetta, no. Perché hai fatto questa cosa? Ho difficoltà a capire lei come sale. No, no, sali, non piegarti a 90. Sì, vabbè, sta facendo di tutto e di più. Sto cercando di far finta che ogni giorno sia bubedì, ma è un casino con il riciclaggio ogni volta. Stai fermo, stai con il riciclaggio. Ok, lei sale certe volte, quando le va. Ma che fai? Stai calma. Ok. Madonna! E mo? E mo? Ciao Siri, oggi ho bisogno di attenzione, vuoi insultarmi come solo tu sai fare? Ma allora Siri! Al volo! Aspetta, al volo, arrivo! Pezzi al culo! Siri, ti va bene? Sirio, anzi, ti va bene pezzi al culo? Una settimana senza yugale è stata dura. Va benissimo, ti ringrazio. Prego, quando vuole. Ciao, Lupo Artico. La frase di non salutarsi è boobies oggi. Come faccio a uscire di qui? Ok. Ragazzi, questo è un momento catartico. Siamo riusciti ad andare avanti. Lasciati cadere. Che difficoltà. Jennifer Gardner. Ok. No, non mi lascio cadere, raga. Io vado piano. Ho i tacchi. Scusatemi, ho i tacchi. Ok, posso salvare. Salvo, salvo, salvo. Perché è andata? Salvo. Non mi interessa. Ma proprio niente mi interessa. Sì, 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 voglio sovrascrivere. Fammi sovrascrivere tutto, lasciami stare. Puoi cambiare abito, sì, però poi mi vesto bene. Non mi voglio vestire bene, voglio vestire da sporca, scusa. Abbiamo questa cosa di poterci vestire da sporche. Vestiamoci da sporca. Jennifer? Ci siamo? Ci siamo! Shh! Shh! Fatto, fatto. Ciao, sono distorto. Shh! Ciao, Kernel Panic! Buon pomeriggio! Potrebbe coprire le boobies, ma non lo farà perché ci vuole bene. E mi sembra anche giusto. Questi due si sono sbattuti a vicenda. Bravo, cazzo! Sidney, ci sono molte guardie di pattuglia qui. Dovrai mettere fuori combattimento questo tizio con il tuo attacco furtivo. Altrimenti metterai tutti in allarme. Allora, usa la visione magnificata per trovare minacce ostili. Diventiamo magnificati, amici. Diventiamo magnifici, tutti quanti insieme. Ma questa voce sembra proprio Pino Insegno, ma non lo è. No, sembra talco, ma non è. Serve a darti l'allegria. Ragazzi, io indugio. Ma perché poi i bodyguard sono tutti vestiti nudi? Oddio, devo essere furtiva. Amici, devo essere furtiva. Furtivo. Attenzione. Devo arrivare lì dove devo arrivare. Senza magari farmi sgamare dalle guardie. Quello si muove? Si muoverà? Nel dubbio cammino. Shhh. Che nessuno mi veda. Che nessuno mi inquadri. Che nessuno si muova. Allora, c'è quello che mi sta guardando. Ma quelli si girano. Come li furtivo a questi? Sono due, sono di fronte all'altro. Nessuno mi ha insegnato l'attacco furtivo. Va bene, Antonio. Visione magnificata, sì, perché siamo magnifici. È famoso come doppiatore, ha fatto un botto di roba, ma non me ne sovviene nessuna. È molto famoso, infatti. Raga, io non so come fare qui. Oddio. Oddio, poteva vedermi. Poteva vedermi, potevo morire, ma invece non sono morta. Chi è che mi guarda arancione? Non so perché qualcuno mi guarda in arancione.
so come spiegarlo. Però qualcuno mi guarda in arancione. No, ma io non voglio essere guardata in arancione, dai. Shh. Non guardatemi. Posso passare di qua? Secondo me devo andare tanto, devo andare solo lì. Oddio, sta arrivando qualcuno. Oh, Gesù! Mamma, sta arrivando qualcuno, nasconditi. Madonna mia, per quanto? Shh, 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 shh. Madonna, per pochissimo, ragazzi. Lo prendo. Intruso, rinforzi. Ma qual era questo attacco furtivo? Scusa, non mi insegni l'attacco furtivo, non mi insegni. E d'aiuto, mamma. Smuoio. Vabbè, ho capito, Jennifer Garner. Fai qualcosa. Raccolgo l'arma. Ah, ah. Perfetto. Dimmi che puoi sparare. Spara. Morta. È una Barbie quando cade. Sparerò in qualche modo. Come spara? Perché spara quando dice lei? Spara a caso. Ragazzi, ma com'è fatto male? Ma com'è fatto male? Ma perché spara a caso? Lei una cosa sa fare. Stare con le cosce aperte e basta. Oh no. Oh no. Missione fallita, energia minima, squadra di recupero d'emergenza inviata. Addirittura! Dai, no, continuiamo la partita. Ma è mai possibile? Quando cammina in quel modo abbassato sembra che abbia i tuoi stessi problemi di questa mattina. Sì, più o meno sì. Allora, io vado qui. Ricarichiamo. Riproviamo. Perché mai dire mai. Vediamo un attimo. Questo è slut shaming. Ma scusa! Quanta serietà comunque, hanno mandato la squadra di soccorso a riprenderci apposta perché non si sa mai. Ok, abbiamo salvato qui. Se Jennifer Gardner riesce a scendere come prima. È che non mi hanno fatto un tutorial sui comandi. Cioè io non so perché non mi hanno fatto un tutorial sui comandi. Qual è l'attacco furtivo? Posso disattivare i video? No, non posso disattivare i video, ma manco quello posso fa. Non mi hanno fatto tutorial su niente. Capite? Sono scritti nelle istruzioni. Quali? Quali istruzioni? Si fa Jennifer Shaming. Vai, vai, fammi andare avanti, Dixon. Che mi sembri il Dixon e mi sai tanto di... Ok, devo usare la visione magnificata. Magnifica questa visione. Magnificata questa visione. Allora, posso andare direttamente di qui, però. Scusami. Non è che mi serva... Chissà cosa. Devo solo capire lui come si muove. Lui si muove in modi che soltanto Dio conosce. Ma quello guarda da tutte le... Jennifer Gardner, per favore, a mamma. Allora, devo capire. Lui però... Oh, oh, attenzione, per quanto non mi sono fatta sgamare da quello. E raga, ma io come lo vedo a questo? Ciao Daniele, buon pomeriggio. Ti copio i comandi dalla guida. Volendo sì, ma il punto è che... Aspetta, ma lì c'è una cassa. Quando si gira? Intruso. Ma vaffanculo. Jennifer Gardner! Aia! Picchialo! Intruso. Individuato bersaglio ostile. Ma sono io ostile tra poco. Ma lei picchia veramente a caso. Lei picchia veramente a caso, però posso dirlo? Signorina, ma picchi in qualche modo. Niente, sono morta. Cosce aperte sempre che non si sa mai. Mannaggia. Sì, vabbè, ma quanto? Di meno. Anche meno, veramente. Beh, rifacciamo. Spapicchialo. Lei picchia magnificamente. E la miseria. Mannaggia Jennifer Garner. Ok, rifacciamo un'altra volta il video. Però lo facciamo in maniera veloce. Belle le animazioni. Allora, devo capire una cosa, fermi. Perché magari ce lo dice. Sì, ci sono molte quattro battute, qui dovrei mettere fuori. Ok, usa la visione magnificata per rilevare minacce ostili. Premi per cambiare visione. Sì, ho capito, ma mi fai vedere solo le minacce ostili, ma non mi dici come picchiarli, però. Mi dici solo che sono ostili. Non ha senso. Fra l'altro mi dà come indicazione da raggiungere... In basso a destra. Devo andare in basso a destra. È qui che devo andare. Raccolgo l'oggetto. E che faccio con la lattina?
Ma fra l'altro è Coca-Cola, ma che schifo, ragazzi, ma allora... Dai... Ma io non posso... Ah, lancia! Aspetta! Ferma! Individuato bersaglio ostile! Abbiamo capito, almeno. Almeno abbiamo capito. Almeno abbiamo capito. Carichiamo. Dai. Non i mitra d'elastici, quelli no. Ora intanto scendo. Mi faccio ridire le cose. Mannaggia tutto, mannaggia. Una strategia infallibile. C'è stato del progresso, dai. Allora, c'è da dire che abbiamo imparato un sacco di cose. Abbiamo imparato un sacco di cose fino ad adesso. Dixon mi dice tutti i fatti di nuovo. E noi utilizziamo la visione magnificata. È che ci sta un tizio che fa il giro, che mi dà particolarmente fastidio. Era di qui che stavo andando prima, no? Ho fatto un giro sbagliato. Vedi, c'è questo tizio che fa il giro, che mi dà estremamente fastidio. Perché noi è qui che dobbiamo andare. Ma intanto Lex, che ci lascia un grandissimo oste. Grazie mille per l'oste. Io mi nascondo, perché questo tanto fa il giro, mo. Però è lontano. È lì ed è lontano. Ok, io aspetto che questo faccia il giro, perché è soltanto uno che fa il giro. Una volta che questo ha fatto il giro, se ne va a fanculo. A me interessa solo questo, interessa che vada via. Se la lanci per far spostare le guardie è un po' più utile. Infatti è quello che volevo fare, soltanto che mi hanno sgamato. Che mi sono perso? Jennifer Gardner, scusa, c'è di più da dire? Shh. Nessuno mi noterà. Intruso! Dai, ma non è vero! Non ero intrusa, avevo il pass! Scusi, ma allora perché adesso mi vedono tutti? Ma sono arrivata fin lì tranquilla prima. Perché adesso mi vedono tutti? Che palle, ma perché io devo fare lo stealth? Non voglio fare lo stealth, voglio picchiare tutti, mamma. Mannaggia. Nessuno mi noterà, intruso. Mannaggia tutti i piripilli. Va bene, lo rifacciamo. Sì, la rosa magnificata fra poco mi magnifico io, Allora, non vado di qua, ma vado di qua. Perché credo che questo sia il modo... Ma tu sei ostile, tua sorella è ostile. Perché mi vedono tutti adesso? Cioè, quello prima non mi ha visto proprio, non mi ha cagato di striscio. Perché adesso mi vede sempre? Non è possibile. Hanno i mascherini anche qui, è vero, non ci avevo fatto caso. Dai, de nuovo, madonna mia sto video. Per andare dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Scusatemi, fra l'altro quello che c'ha il capello lungo è veramente molto fascio. No, amici, dobbiamo andare avanti. Sì, basta. Sì, ci sono molte qua. Ho capito che ci sono le guardie. Stai fermo, stai. Lasciami in pace. Allora, non divento ostile. Guarda, quello si è girato di là. 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 No, guarda sempre nello stesso punto. Ora Jennifer Gardner, esci da questo nascondiglio. Esci dal nascondiglio, smettila di stare con le cosce aperte. Stai buona. Dobbiamo seguire il tizio, perché questo adesso si ferma e questo poi continua a camminare. E vedi Jennifer Gardner continua. Shh, shh, shh. Ce la facciamo. Ce la facciamo, lo sento. A questo giro ci siamo. Ci siamo, siamo qui. Eccomi. Mi sono sentito molto triste su questo smettila di stare con le cosce aperte. Ma allora? Scusi, Allora, dov'è quello? Dov'è il gira... Il gira tutto? Dov'è il girapollo? Dov'è il girarrosto? Oh, proviamo a lanciarlo. Ehi! Non è servito a niente, amici. Scusa. Ho beccato la luce. Ho capito. Ma deve essere pure brava a mirare. Mettiti nello scatolo. Aspetta, proviamo a prendere questo. Io provo a prendere questo. Proviamo a prendere questo. Ma vaffanculo. Allora ti giri. Ma allora sei stronzo. Ma
Amici, non decido io dove lanciare le lattine. Sono le lattine che vanno da sole. Bravo, Caccio! Non è colpa mia. Non dico brava, ma almeno non il muro dove sei tu. Ma non scelgo io dove andare! Ok, scendi. Dai, abbiamo fatto un passo avanti, però. Abbiamo scoperto delle cose nuove. È andata meglio di quanto pensassi. E dai, riesci a percepire gli oggetti. È bravo, quantomeno. Ok, dobbiamo fare le cose. Ok, hai fatto tutto. Perfetto, cambiamo in mondo visione. Io non mi ricordo già più come mi ero nascosta, però mi sembra di essermi nascosta di qua, perché adesso c'è una guardia che cammina. Dov'è la guardia che cammina, di solito? Ok, eccola. No, sì, è lì. Ok, è lì. C'è una guardia che cammina. La guardia che cammina noi la lasciamo perdere, perché tanto quella cammina, però non cammina in questo punto. Ok, ci siamo. Andiamo a prendere la lattina. L'unica cosa che stiamo imparando è come mai fai la streamer e non la campionessa di baseball. Ora, vabbè, scusi, Uno cerca di imparare a mirare. Ci sto provando. Ora prendiamo le lattine. E 3, e 2, e 1. Ed esce! Recupero di nuovo. Ed esce! Ed esce! E chi è? Ed esce! Fes! Ed esce! Cos'è stato? Chi è? Esce! Aiuto! Umaronna! Ragazzi, è grave la situazione. È capito! Ma vaffanculo! È la lattina in culo della... Lasciami stare! Sei fermo! Ti spacco la faccia, ti spacco! Prova ad alzarti, bastardo! Shh! Sei zitto! A terra! Da picchialo, picchialo, Jennifer Gardner! Jennifer, muoviti! Picchialo subito! Shh, shh! Basta, menagli! Jennifer Gardner! Muoviti, ti prego! Abbiamo un piede di Porsche! Fermi! Fermi! Nessuno ci ha notato! Madonna, se mi notano adesso mi sparo! Che ansia! Che ansia! Attenzione, vai col short! Che ansia! Fermi! Fermi! Ma chi è che mi guarda? Mi guarda qualcuno! Non riesco a capire chi mi guarda! Devo salire sopra? No, devo scendere giù. Ah, c'è una porta qui. Dov'è quello che si muove? Eccolo. Shh. Shh. Zitto che questo si muove. Ok, si è mosso via. Zitti, zitti. Zitti che entriamo. Zitti che entriamo. Più piano, Jennifer Gardner, fosse mai. Shh, shh. Ci siamo? Siamo al punto di salvataggio. Fatemi salvare la partita. Non voglio sapere niente. Parole al vento, signorina Ewis. Buon pomeriggio, come state? Noi stiamo giocando a Elias con Jennifer Gardner. Io mi sto... In 3 che vedono un morto a terra e lascia stare, quelli se... succede tutti i giorni di trovare un compagno a terra, magari ha fatto nottata. Le telecamere coprono tutta la stanza, non puoi passare senza essere vista. Oh no? E mo? E quindi? In verità c'è con il dispositivo di intrusione. Se riesci a trovare un accesso alle telecamere interne per entrare nel sistema, possiamo utilizzarle per vedere. Troveremo sicuramente un passaggio. Vedrò cosa posso fare. Supera il corridoio di sicurezza? Per raggiungere la fabbrica di armi. Ok, devo utilizzare un posto sicuro per il sistema di intrusione. Aspetta, però posso controllare con la... Che paura, Darpaccio! Che cazzo! Di...
La Samba Scopa super meritata. Phoenix, Yuri, Lord Mortimer, Slash e Scopa che entrano, tornano nel fantastico mondo dei Pipsomani. Grazie a Darpacio, ma sei scemo? Che cazzo di paura? Aiuto! Che ansia! Darpacio, grazie mille! Io ti do dei schicchi, ti do. Allora, signore... Ma non lo so, tutto ok, Gatti, ma scusa. Marita, prendi nome e cognome e cosa, lo denuncio subito. Ma no, processo per direttissima. Vieni a vederti le bubis. Un processo per direttissima e per diffamazione. Vieni a vederti le bubis piuttosto. Dove lo infilo il sistema di intrusione, scusate? Voglio ricontrollare la... Chi è pronto? Chi è che si... Da dove viene questo rumore? Chi è che gracchia? Che paura! Un saluto al divino Bellotta che avrà sentito l'urlo da ovunque. Ma scusate. Allora, aspetta. Abbiamo i messaggi. Ok. Non abbiamo i messaggi giusti. Il dispositivo di intrusione. Se riesce a trovare un accesso alle telecamere interne per entrare nel sistema, possiamo utilizzarle per vedere. Ebbene, ho capito. Però io non posso passare. Passo? No, passo. Vabbè, queste telecamere sono inutili allora, scusatemi. Ma le telecamere non tele... No, non sto capendo. Vabbè, qualcosa ha suonato. Niente, non vi preoccupate, è tutto ok. Non è tutto ok, non è tutto ok, non è tutto ok. Fermi, aiuto mamma. E mo come faccio? Sì, vabbè, ciao cuore, questa è svenuta. Jennifer Garner, però vogliamo almeno picchiare la gente. Dai, menaglie duro. Sì, ma prendili! Quantomeno prendili! Non li prende! Non li prende! Perché? Svegliati! Che paura, Darpa! Con la morte nel cuore, 5 minuti! Dai! Alexa, imposta un timer di 5 minuti. 5 minuti, a partire da ora. Impercorribile in questa situazione con due abbonamenti regalati e a Shelton e a Kurosaki fa cappare il robo qui, non so nemmeno più cosa dire, cosa fare. Ti devo soltanto mettere le schicchere in fa, incalcolabile, irreconciliabile, inappellabile Darpacio. Che fa entrare Sheldon e Kura nel fantastico mondo dei Pepsomani, intramontabile, infilabile. Vabbè, ma allora io, cioè, scusa, allora, no, ma faccio una cosa, che poi voglio vedere, cioè, ti fermo direttamente così. Ti fermo dire, ma basta, fammi caricare la partita piuttosto, inespugnabile. Solamente Darpacio. No. No. Agitava quel tubo cercando di deviare i proiettili, ma si pensava di essere Genji di Overwatch. No, ma lei è Alias. Come si chiama la protagonista di Alias? Non lo so, non ne ho idea. Non l'ho mai capito. Ma intanto, noi adesso sappiamo una cosa in più. Le telecamere coprono tutta la stanza. Non puoi passare. Va bene, questo lo sappiamo già. Giovanna. Giovanna. Sydney. Sydney. Volevo leggere il tutorial. Ma salto sempre il messaggio giusto. Individua un luogo sicuro per utilizzare il dispositivo di intrusione. Ok, questo per me è abbastanza sicuro. No, ferma. Questo è per me abbastanza sicuro. Ce l'ho. Dai, è sicuro. Si inserisce nei cavi video per intercettarne se... Devo trovare qualcosa con i cavi? Non lo so. Banale ma efficace. Ma esci da qui almeno. Per bacco. Giovanna. Ora proviamo... Ma basta con queste mutande al vento. E dai. Se io mi infilassi sotto. Shh. Zitti. Raga, ma mi suona sempre. Ma che cazzo? Ma basta. Mi suona. Infilo.
Vabbè, ciao, guarda lì, sono arrivati in massa, sono arrivati. Ma porca miseria. Pasta mutandi al vento, lo dice a un'altra. No, lo dico a lei, perché questa sta solo con le cosce aperte, non è giusto. Io vorrei che funzionasse per bene, invece no, lei sta solo con le cosce aperte. Giovanna ha le tonsille un po' infiammate. Non dite. State molto calmi, ma Le rivediamo di telecamere con. nuovo. Sì, ho capito. Vedrò cosa posso fare. Ok. Ma perché mi salti sempre lo stesso messaggio 3 volte? Allora, proviamo a capire dove infilarci. Pronto, sono morta? Ma mamma? Mamma? Sono viva? Eccomi. Eccomi, sono qui. Individuo un luogo sicuro per utilizzare il dispositivo di intrusione. Sono stealth, scusa. Ma fra l'altro quanto sono grossa? Sono enorme. Non è possibile. Non è possibile che io sia così grossa. Non dovevo essere così grossa. Dovevi. Allora. Amici, questa ci vede a prescindere. Ma se ci vede a prescindere, io dove faccio in ma vado? Salto su. Salto sui fatti. Ma lei non è che sa saltare? Ma che fai? Stai calma. Non è che sale sulle scatole? No, lei fa soltanto i salti indietro. Ci sono le PAV e le MAV, esatto. Ci vede a prescindere, ma allora? Così stealth che sparisce lei stessa, quanto professional. No, amici, io vorrei capire se provassi ad aprire gli armadietti. No, nemmeno gli armadietti vanno aperti. No, ragazzi, non ho idea. Perché se passo, chiudo. Non passa. Lei non, pa non salta, non passa, non fa niente. Almeno si muove la telecamera. O è ferma? No, è ferma. E quindi come faccio? Che poi stealthare sui tacchi non è il ma. Infatti, ciao Ross! Ma ti pare che una fa un'indagine vestita così? Te pare? Non lo so! Posso dirle che oggi è fantastica. Male, grazie mille. In realtà faccio schifo al ca. Però grazie mille. Buon pomeriggio. Prova a passarci sotto. E come passo? Sto provando. Ragazzi, ho fatto 4-4 prima. 4-4-4-4. Alexa, stop! Appena mi muovo qui, e appena mi muovo qui, che prende e suona l'allarme. Non ho capito come mai, però è proprio appena mi metto in quel punto, si può arrampicare, certe volte lo fa, ma fa a caso suo, cioè decide lei quando si vuole arrampicare, non è che decido io, non decido questo gioco, il gioco decide da solo, basta questo fatto che le protagoniste dei giochi devono essere toccate e gestite da noi, no, loro sono persone che fanno le cose a modo loro, è Jennifer Garner che decide. Ok, Vedrò cosa posso. supera il corridoio di sicurezza per raggiungere la fabbrica di armi. Ok, era supera il corridoio di sicurezza. Non è un bug, è una feature. Corri velocissima, ma se corro velocissima è uguale. Individua un luogo sicuro per utilizzare il dispositivo di intrusione. Perché mi dice che in questo posto tutto non può essere fatto, ma non è che le devo attaccare qua. Ma se dovessi attaccarle qua, forse ci sono le telecamere da tutte le parti. E loro hanno detto: no, ma guarda che non puoi passare perché ci sono le telecamere. E lei ha detto: ah, ma se usiamo il dispositivo di intrusione, io comunque che vado girando con questa mazza in mano, non mi posso guardare, posso dire la verità. Io volevo capire se lei sa. Smettila con sta mazza! Se lei sa saltare fin su, perché magari si appoggia su questi scaffali. Niente, sa saltare soltanto al contrario e fare dei colpi. Guarda là. Guarda che colpi di mazza che ti fa però. Cioè, ma avete mai visto una che fa questi colpi di mazza? Guarda là. Bravissima, bravissima. Sembra un piede di porco. Più che un piede di porco è un tubo tipo degli scarichi. Giro largo? E come giro largo? Cioè. Ora, fra l'altro, lei ha vari gradi di abbassatura. Lei si abbassa così e si abbassa così. E si abbassa così. Così, secondo voi, così è abbassata abbastanza? Perché io mi ero abbassata così. Poi
Poi si abbassa direttamente così anche. Ciao Lurxis! Il trucco non è nei salti indietro, ma nei salti in bocca. Allora. È stata Katia col tubo nel corridoio allora. Ma usiamo il biscione. Secondo me dobbiamo usare il biscione. Ragazzi, non so come passare. Raga, vado di corsa. No! 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 Allora, secondo me devo farmi muro-muro. Secondo me potrebbe essere che mi devo fare muro-muro. Ma poi per andare dove? Perché qui ci sta un altro fatto. E no, devo farmi muro-muro, forse. Perché è andata, ha funzionato. Fermi che forse stiamo arrivando a una soluzione. Questo intendevo per giro largo. Ok. Magari parole al vento e Kainsmal avevano ragione. Mi stai a fa' muro. Devo fa' muro-muro proprio. Andiamo a fa' muro-muro. Sì, dai, sì, ok. Devo toccare i fatti, sì, delle camere di sorveglianza. Madonna, che paura. Oddio, devo toccare la porta. Tocchiamo i dispositivi. Madonna, che belli dispositivi. Ok. La prima è superata. La prima è superata, amici. Non voglio guardare la seconda. Ah, no, è qui, amici. È qui. Questa suona a prescindere. E quindi da qui che devo fare dei fatti? Forse devo fare delle trottole? Non lo so. Non capisco. Se sparassi alle luci... Trottolata sulla... Dopo la prima c'è una specie di quadro elettrico. Esatto, che è quello che ho visto io. E infatti è quello che ho visto io, ragazzi. Secondo me dobbiamo andare là. Forse posso fare qualcosa lì. Sì, sì, dai. Allora, proviamo a fare di nuovo quello che abbiamo fatto prima. Ok, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Vediamo un po' se le telecamere... ma insomma... Raga, ma ho fatto mezzo passo, dai. Ok, non suona più. No, suona. Si stanno arrivando tutti quanti. Guarda là quanto sono belli, va. Scusate, ma se passo e basta... Allora vaffanculo, va. Ricevete? Sì, vediamo tutto. Ma che cos'è? So. Ma se costruiscono armi, qui possono creare un piccolo esercito. Vedi cosa puoi scoprire riguardo a questa macchina. Le cose, lo stealth, ma chi se ne importa? Ma chi se ne importa dello stealth? Scusa, lo stealth è per i deboli. Lo stealth, al giorno d'o, nel 2021... Vogliono ancora lo stealth questi. Fabbrica di armi sotto controllo. Mi fa piacere. E quindi io, c'è un'altra mazza qui. Nel caso fossimo in difficoltà di smazze, amici, abbiamo più mazze noi che uno che gioca con le mazze tutto il tempo. Posso attivare dei fatti? Non posso attivare niente. Ciao Chaos, buon pomeriggio. Stiamo giocando dall'Alias, Alias! Il gioco bellissimo con Jennifer Garner, proveniente dalla sua serie TV. Che c'è scritto qui? Porta movente. Vabbè, e poi portiamolo sto movente, perché sennò serve un movente. Raga, o movente o se movente. Posso andare a toccare quel tizio? Oddio. Svedete! Vabbè, ho capito, però tu sei tua mamma è ostile. No, dai, prima che... Ma porca Eva, dovevo salvare. Ricordatemi di salvare che qui è un attimo. È un attimo. Quel tubo di ferro che hai in mano ha la stessa funzione del combo della compagnia di Portal. Sì, praticamente lo inibisce sfizio. Alias Sargento, vi sfido a scrivere il titolo del videogioco solo dalla pronuncia senza conoscerlo. È vero, Alias. Raga, corro. Ma no, e basta con queste telecamere, lasciami in pace. Sì, fammi vedere tutta la strada che devo correre. Salvati finché... No, io arrivo qui e salvo. Cioè... E 3, 2, 1... Pronto, mamma. No! Stanno arrivando... Culo, che dolore! Stanno arrivando le guardie! Adesso come farò?
È meglio che salvi in questo punto. Prima che sia troppo tardis. Salvo. Mamma. Ti prego. Morto. Madonna, ha salvato? Un quarto d'ora. E dai, ai 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 ai. Alzati, Jennifer Garner. Muoviti. Ricevete. Sì, vediamo tutto. Ma che cos'è? Ragazzi, ragazzi, me la sono portata appresso, però. Me li sono portati appresso. Aiuto. Mi sa che ce li troviamo in faccia. Cazzo! Cazzo, cazzo, stavolta è andata male! Scusatemi! Scusatemi, è andata male! No, Jennifer Garner! Me la fa culo! E vabbè, Dio santo! Chiudete queste porte! No, dai! Ma allora, prima ha funzionato però! Dai, ma prima ha funzionato. Non è andata proprio benissimo. Allora, facciamo una cosa, rifacciamolo. Quel top è contro i proiettili, è vero, proprio detto da Jennifer Garner. Possiamo rientrare un'altra volta? Riproviamo. Ehi, vabbè, ammucchiata, stai ferma, state fermi, lasciatemi stare. Aia, che dolore. Molestie, molestie, rinforzi, aia, aia, lasciatemi stare, ma che bullismo. Smettetela di bullizzarmi. Aia! Jennifer, muovete! Apri la porta! Chiudi la porta, corri, scappa! Fai partire la cutscene! Sì. Fatto. Fatto, a sto giro dovrebbe essere andata. Ti prego, ditemi che è andata. No, mi sparano ancora. Aia! Ma da dove viene questo? Ma perché adesso non si chiude più la porta? Raga, prima ha funzionato. Ah, però adesso la porta si è chiusa. Oddio no, sono morta. Però prima ha funzionato. No, facciamo una cosa, riproviamo a farlo di qua. Faccio arrivare tutte le guardie a me e poi scappo, come abbiamo fatto prima. C'è una mucchiata di cosce qui che è incredibile. Le animazioni sono poesie, mannaggia miseria. Continua a correre, magari rimangono sulle scale. Non credo. No, il punto sai che cos'è? Che praticamente lei appena viene... Appena viene colpita, fa questa animazione barcollante che non mi permette di premere nient'altro. E quindi me la devo prendere soltanto nelle pudenda. Vado, corro. Oh, oh no! Oh no, i carabinieri! Oh no, la polizia! Aiuto, stanno arrivando i rinforzi! Dio, la porta chiusa! No, mi sparano! No, mi raccomando, Jennifer Garner, vai più piano, Dio, ho sbagliato però. Non mi fa salvare più. Ma perché non mi fa salvare? Perché non mi fai salvare? Oddio, no! E vabbè. Non mi riuscirà mai più, perfetto. Cioè, non mi riuscirà mai più così perfetto come prima. Niente. Ci sarà sempre qualcuno che devo menare in questo... ma dai, ma lei mi... Pronto, Jennifer Garner! Ragazzi, è un disagio generale. Mi fate almeno passare! Dai, scappa, Jennifer Garner, magari... Ma allarme... No, dai, rinforzano tutti, raga. Ma io scappo e basta. Mi sentite? Allarme a tutte le unità. Vai via. Aiuto! Mi sentite? Sì, ti sentono forte e chiaro. Vado via. Vado via. Vado via. Non voglio sapere niente. Lasciatemi. Scappo. Cos'è stato? Tua sorella è stata. Vado via. Ciao. Aiuto, amici. No. Non mi prete mai. Fuck the police. Fuck the police. Aprite questa porta, cazzo. Cazzo no. No, 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 no. Mamma. Mamma. Ti meno! Ti sei che... Lontani da me! Ma che smettila! Lontani da me! Via! Via! Sciò, sciò!
Chi è che mi sta colpendo con la pistola? Perché è quella che mi fa male. C'è qualcuno? Ah, tu! Face di sword. Dai, vai, vi. Tu e sta pistola. No, 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 no! Porca Eva! La rifacciamo. Abbiamo la modalità speedrunner in corpo, amici. Adesso sappiamo che possiamo correre. E correremo! Dai! Ottimo dettaglio! Sì, cazzo! Gioco speedrunnabile, no clickbait. Vado. Vado e la faccio di corsa. Mettete la musica di Ben Hill nelle vostre teste. 3, 2, 1... Dai, fatemi passare. Le mort. Sono svenuta. Mi fingo morta. Mi fingo morta e poi scappo. C'è una run su speedrun.com. Attenzione. Aia, perché mi ha girato la telecamera? Corri. Corri, Elias. Madonna, scivola continuamente la signorina. Aia. Sì, 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 allarmami. Aiuto. C'è qualcuno in salotto? No! Aia! 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 Ah! Ah! Scappo! Scappo! Non mi avrete mais! Mais! Ho detto mais! Lasciatemi! Scostumati! Apri! Scostumati! Aprite! Ma ragazzi, ma... Aspetta un attimo! Aspetta un attimo! C'è qualcosa che sto notando. Ma la mia energia si ricarica. Si ricarica la mia energia. Ma stai fermo tu con questo... No, dai! Ma si ricarica l'energia. Se sto ferma. Ciao, Silent. Si chiama Elias. 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 Con Jennifer Garner. Aspetta, fermi, 1 ora e 24 minuti per fare la speedrun. No, io ci provo. Ci provo sul serio. Fermi. Ma vado e colpisco forte. Vado e colpisco duro. Amici, speedrun parte 2. Ok. L'ictus è necessario per pronunciarlo. Assolutamente sì, altrimenti non va bene. Ok. Mo faccio una cosa. Li faccio arrivare ai 4-4. Questi stanno arrivando. Vedi. Mannaggia, lasciatemi stare! Mollatemi! Aia! Io posso mai fare questa cosa. Ce la faccio! Ce la faccio! Ci sono! Ci sono! E 3, 2, 1. Ah! Ma perché arriva questo che non ho capito da dove venga? Dato che non l'ho invocato. Scappo! Scappo via! Bisogno di rinforzi! Vive! Porca Eva! No, i rinforzi no! I rinforzi no! Scappo via! Dai che ho più... Ho un sacco di roba in più! Ho un sacco di roba in più e non me ne pento! Posso salvare? Salvo! Salvo al volo! Salvo al volo qua! Chi se ne frega? Chi cazzo se ne frega? Corro! È un gioco che cura la dislessia! Fatto! Adesso che abbiamo salvato, possiamo aprire la porta. E aprila. Jennifer Gardner. Ma non apre. Pronto. Per eliminare i nemici dall'alto, posizionati vicino al bordo del cornicione. Attendi che il nemico sia a tiro. E quindi premi attacco speciale. Ma non mi dici qual è? Non ho capito. Amici, come mi infilo? Ah, ma mi vedo dall'alto. Attenzione, aspetta, ma c'è... C'è questa bellissima feature. Vabbè, ho capito. Mannaggia la pupazza. Ho capito, però, dai. È quello, attacco speciale. C'è un tasto sul palo. Attacco speciale. Non c'è, non, il mio non c'è. Ciao, The Filt. Grazie mille per essere stato con noi. Dai, ragazzi, siamo arrivati fin qui. Senza guardie, belli, tranquilli, ciccini e coccolini. Mica è facile, al giorno d'oggi. Al giorno d'oggi è complicato fare questa cosa. Guarda qui, ci siamo pure liberati delle guardie. Vabbè, eliminiamo i nemici, facciamo l'attacco speciale. Io non so come mi schiatto al muro, però. Jennifer Gardner, prima l'hai fatto.
Dai, ti sei inchiattata vicino al muro. Ti ho visto, ti piacevano i muri prima. Perché adesso non ti metti vicino ai muri? Dai, ti piaceva stare vicino ai muri una volta. No, smettila di fare le caprioli, Jennifer Garner. Ti prego, ascoltami. Posa la mazza. Dai. Perché non mi ascolta? Gli salta in culo tipo... Eh sì, credo di sì a questo punto. Ma non va, non si mette vicino ai muri. Sta giocando da sola ormai Jennifer Gardner. Raga, io poserei la mazza. La lascio qui. Così magari lei si mette. Brava, bravissima, vedi? Qual è attacco speciale? Raga, non so quale sia l'attacco speciale. Sarà qui. Ma chi se ne fa? Ma io non lo so, ma io perché al giorno d'oggi ancora mi faccio delle domande? Quando in realtà dovrei soltanto menare le mani. Dai, Jennifer. Chi se ne frega? Chi se ne frega? Ma almeno colpisci qualcuno? Si può solo prendere lei? Dai, almeno colpisci qualcuno. Colpisci lui. Sì, sì, sì. Fai le capriole, fatti. Attenzione! The twist! The twist! Io non ho più bisogno di niente. Speciale la speciale. Bravo cazzo! Abbiamo una donna con una roba intensa tra le mani. Vabbè, ma ci sono un sacco di armi. Ragazzi, l'ha presa il contrario. Jennifer Garner. L'hai sbagliata. Jennifer Garner, l'hai sbagliata. Non si prende così. Al contrario, Jennifer. Posso sta cosa? Posso, Jennifer? Bella stupesce. È proprio bella stupesce. Prima con l'altra. No, raga, non la so. Non la so prendere. No, raga, non sa prenderla. Ma non gliel'hanno insegnato! Vedi, a me non hanno insegnato a giocare, a lei non hanno insegnato a prendere le armi. Allora, Jennifer, posa pure questa. Magari non è buona. Proviamo con questa? Vediamo. No, raga, niente, non ci riesce. Raga, non ci riesce. Ma no, forse questa sì. No, 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 non ci riesce. Posa pure questa, dai. Proviamo a prendere quella a terra. Magari quella a terra ti piaceva di più. Vedi? Guarda, con questa terra le piaceva di più. Scusa, se pensa normalmente no. Lei vuole usarla tipo... Ma sì, lei la vuole utilizzare veramente tipo manganello. Va bene, ok, ci siamo. E adesso? Raga, non mi dite che dovevo fare delle zozzerie con i sistemi di sicurezza perché altrimenti mi picchio. Ah, ma ci sono tante armi. No, basta, mi prendo questa come mazza. Va bene. Ah, devo scendere ancora più giù. Perfetto. Tanto abbiamo una mazza. Pronto? Dai, meno pure a lui. Abbiamo finito tanto. Ormai siamo qua. Siamo in ballo. Balliamo, no? Che dobbiamo fare? Il problema è se parte il colpo. Vabbè, poi se la vede lei, scusa. Non è colpa mia. Io gliel'ho detto a Jennifer Garner. Se è una fabbrica d'armi, magari quelle sul tavolo sono incomplete. Sono pezzi, dici? Oddio, tu dici? Allora vado a prendere l'altra. Scusa. Vado a prendere l'altra che non si sa mai. Dove l'avevo messa? No, aspetta, dove l'avevo buttata? Ma poi l'ombra dell'arma è lì. Ragazzi, ma l'ombra dell'arma è in un posto strano. È sbagliata questa fisica dell'aiuto. Vabbè, vado a prendere... Era qui terra? Forse? No, questo è un manganello. In realtà è una bella mazza questa, però va bene. Noi prendiamo questa. Oh, no, no, no. Prendi, Jennifer. Bravissima. Tanto abbiamo ancora un sacco di colpi. Ha voglia di fare festini. Guarda lei come scodinzola, felice. Con la sua nuova arma in mano. Mamma mia, che tacchettini che si è messa però. Ben tre colpi. Dai, però tre colpi ne abbiamo ancora altri 15. Ora posso entrare di qua. C'era una qua. No, 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 Jennifer, di qua.
questa porta devi aprire, Jennifer. Ah, no, no, aspetta, forse arriva lui. Arriva lui? No, non arriva lui. Va bene, allora vuol dire che devo andare solo 4 a 4. Andiamo 4 a 4. Mamma? Ehi, hey, Sid, non si muova, ferma! Oh, accidenti, questi sì che sono guai. Che cosa vedi? La stanza è ricoperta da sensori a pressione. Senza il codice esatto le bocchette del gas si apriranno e invece dei polmoni avrà due cavità nerastre inservibili. Oh no! Visto il livello il fumo uccide! Il prototipo deve trovarsi oltre quella porta. Ok, penetra nel laboratorio. Ma perché è sempre penetrare? R549 a rapporto. Ricevuto. E così sei tu a dover portare il prototipo al signor Sar? Sì, io e altri tre colleghi. Allora, questa cosa fa davvero quello che dicono? Spiacente, ma non posso parlare di questo. Vabbè, tocca... Sidney, devi superare quella porta e recuperare il prototipo. Ho capito, però non... Il gas, i polmoni okay, neri. Facciamo un bel respiro e vediamo come fare. Penso... Ci sono! Forzando bravo! L'accesso a quel terminale computerizzato disattiverai i sensori. Vabbè, era facile. Il modem remoto andrà bene, ma dovrai raggiungere il terminale senza toccare il pavimento. Non so, non mi piace. Se potessi usare quelle condutture, forse attraverso il sistema di ventilazione riuscirei a passare. Non ho capito. C'è una bocca di ventilazione nella zona di carico. Sì, ma se torno nel corridoio di sicurezza, sarò ripresa dalle telecamere. Ci sarà un modo per uscire e tornare attraverso le porte della zona di carico e raggiungere le travi sul soffitto. Ma questa cosa è complessissima. Ciao Sbunzius. Buon pomeriggio. Scusi, non l'avevo vista. Arrivo. Come ti spara? Spara! No, dai, perché non hai sparato più? Ha smesso di sparare all'improvviso. Signorina, picchi! Picchi subito, prima che sia troppo tardis. Pronto, signore. Ecco, rimanga giù. Rimanga giù, ho detto! Vabbè, ma lui ha le cosce lunghe. Scusa, se faccio camminare lui avanti? Non va bene? No? Vabbè, no. Niente, lei adesso ha deciso di camminare così perché se lo devo fare. Allora, io qui c'ho un terminale. Lascia passare di sicurezza recuperato. Perfetto. Però c'è anche un computer. Non posso penetrare da qui? Cioè... Erano solo tre colpi, ma porca miseria, è diventata million dollar baby, guarda all'improvviso, guarda quanto è brava. Raccogliamo un'altra arma, tanto le troviamo tutte le... Ma che è sta roba? Ma perché le raccoglie sempre al contrario? Vabbè, non vi faccio domande. Ok, devo salire, però prima, a quanto pare, scusa, signorina, posso interagire con questo e metterci il modem remoto. Oddio no, di nuovo, aspetta, B, C, 0 sono corrette. Ah, è a B. D, C. A, D. Una è corretta, e quindi A, B. Zero, e quindi la D è corretta, la seconda lettera è la D. E quindi facciamo B, D. Fatto! Veloce! Mamma mia, come hackero io i sistemi. Nessuno mai. La passa è admin. Non è un tasto per mirare. No! Credo che il gioco sia pensato per essere giocato stealth corpo a corpo. Per quello le armi da fuoco hanno pochi colpi. Presumo esista un tasto di lock-on. Ma stiamo parlando di Yugari. No, il punto è che... Allora, Logan, tu sei dall'inizio qui. Hai mai visto un tutorial? Hai visto qualcosa? Ti hanno spiegato qualcosa? Se non me l'hanno spiegato... Cioè, se l'hai visto insieme a me, la prima volta che lo gioco io, la prima volta che lo vedi tu, hai visto che non c'è il tutorial, non è colpa mia, no? Allora, io ho fatto questo coso, però non so che cosa è servito. Non ho capito, però. A cosa è servito? Cioè, R1 block button, ma io lo premo R1 quando colpisco. Lo premo, ma lei comunque non mira verso di loro. Mira verso il cielo, l'infinito ed oltre. Non volevo caricare, scusami. Volevo salvare. Miro verso l'infinito ed oltre. Ciao, Nerissa! Allora, quelle armi sono giusto per darti un po' di interazione ambientale, visto che sei in una fabbrica d'armi. Ok, però non servono a niente. Cioè, mi stai dicendo che le armi non servono a un ciuffolo.
è giusto per lo sfizio di avere delle armi in una fabbrica di armi. Va bene, ci sta, ok, lo capisco. Ah, è una mia supposizione. Potrebbe essere corretta. Allora, perfetto, io posso comunque passare, voglio provare. Oddio, non... Ok, sono morta. Va bene, l'importante è sapere, vabbè, l'importante è saperlo. Quindi abbiamo toccato un computer, abbiamo hackerato qualcosa, ma non sappiamo perché. Non si sa, mica lo dobbiamo sapere noi, mica ci è consentito, no. Noi abbiamo hackerato un computer, questo ci basti e ci va. In realtà avevamo hackerato prima, ma non abbiamo hackerato più, quindi va bene. Le hanno fatto gli auguri oggi, mica è giusto che solo Bellotta riceve gli auguri per il compleanno. Auguri anche a te per il compleanno di Bellotta. Grazie mille, Nerissa, sei la prima persona che me li fa. Grazie, grazie mille, nessuno mi pensa nel compleanno di Bellotta. Questa cosa non è molto giusta. Grazie, ti voglio bene. Vado. Spietato per essere un livello 1. Mannaggia la pupazza. Proviamo ad aprire questa porta. No. Vabbè, torniamo indietro. Mi dice di salire su. Controlliamo la mappa, perché controllare la mappa secondo me fa sempre al caso nostro. Mi dice di salire su e andare lì, quindi io salgo su e vado qui. Ok, mi dice di venire qui. Suppongo di usare il lasciapassare. Benissimo. Oddio no, le guardie. Oddio no, amici, le guardie. Aspetta, mi metto la visione. Metto la visione da Lara Croft. Perché Bellotta non era un modo per definire gli Yukari, nel senso che è piuttosto carina. Allora, Jixenius. Ah, ma siamo ancora al primo livello, sì. Perché avevi fretta? Ma porca Eva. Perché avevi fretta? Dai, temeno. La telecamera, mamma. Meno male che questi non c'hanno armi. Tiè, temeno. Guarda là che pistolaccia in faccia che te do. Guarda là, ti prendo a pistolettate, ma nella maniera più sbagliata dell'universo. Tiè, tiè, come le nonne con le borsette. Tiè, mai più. Fatto? Ho finito? Facile. Vedi? Tra mezz'ora di gioco finisce, no? Sì. Cheat. Va bene, prendo un'altra arma perché quella mi si è smontata. Entro qui dentro. Uso l'interruttore. E cosa succede? Faccio uscire il gas? No, devo tornare indietro lì? Dopo che ho fatto la speedrun? Ma quelle mi stanno aspettando. Thank you. Simone, grazie mille per l'host, ma mi stanno aspettando. No. No, ragazzi, come faccio? È un caos, non posso farcela, muoio. Vabbè, vado, vai, non ci provo, anche perché noi abbiamo finito e quindi in un modo o nell'altro ce ne dobbiamo uscire. Ragazzi, tentativo estremo, no clickbait, ce la facciamo, io ci credo. Hai attivato la hard mode, ma non volevo. Dio santo, vabbè, dai, ce l'abbiamo. Apro la porta, bloccato. Ok, ammazzo tutti, guarda se è necessario. Cioè devo salir lì sopra. Madonna santa. Va bene, ce l'ho. Non è vero, non ce l'ho, però voglio essere decisa. Perché magari se sono decisa... vedi, non c'è il modo di loccare i nemici, ma ti ho detto. Ce la faccio. Allora, ci sono delle persone che guardano. Delle persone che si girano, delle persone che guardano di là, delle persone che guardano di qua. Vabbè, ho capito. Però è impossibile. Tiè, pidestama. Guarda là come te la sventolo. Guarda. Beh, ben, siete. Sei fermo. Allora, prima che mi spari di tutto e di più quel tizio dentro. Ma sei porca Eva. Dai, no, alzati con le cosce all'aria, mannaggia tu. Mena a questo, muoviti. Menagli che almeno gli cade la pistola. Aia, che dolore. No dai, ma lei non corre, non fa niente. Ma è veramente mia nonna. Stai calmo tu con sta pistola almeno. Fatemi alzare, pronto. I segreti. No, la pistola no. Fatto davvero. Veloce. Eh?
Non c'era l'opzione per seguire i nemici nelle azioni? Raga, può essere. Il problema è che noi non lo sappiamo. Noi andiamo con l'ignoranza. Continuiamo ad andare avanti. Io sto andando, raga. L'importante è andare. Aspetta che questa mira. Sì, rinforzami sta... Stanno arrivando i rinforzi? Ti ho detto che devi stare giù. Finito? Benissimo. Madonna, stanno tutti là, raga. Stanno tutti là. Prendo lo scopettone. Allora, signorina, secondo voi possiamo spammarci per spacciarci per tizi delle pulizie? Vabbè, io provo. Non sia mai. Allora, c'è un'arma però. Con questa posso sparare. Porca Eva, che dolore! Non ti ho visto. Vabbè, riprenditi però. Dai, riprenditi. Spara. Dai, svegliati. Dica. Boom headshot, okay. KLUL. Fatto. Avevo uno straccio addosso, quindi sì. Ciao Simone. Ora lo scopettone lo usiamo per dopo. Ma per il momento io continuo ad andare a steltina. Che poi non è vero che non stiamo andando steltini mai. Però noi facciamo finta di sì. Andiamo steltini. E zitti, quattro quattri. Vabbè, mi raccomando, sali con... Aia, che dolore! Spara di là, mamma. A mamma devi sparare, però. Spara, Gennaro, spara! Ed è così che finisce il nostro primo episodio di Alias. Non siamo riusciti nemmeno a finire il primo livello, amici. Nemmeno il primo livello. La prossima volta che io becco un gioco con lo stealth, mi prendo a sberle da sola. Mi prendo a schiaffi veramente da sola.